A distanza di più di un mese, un periodo totalmente dedicato ai recuperi, riprende il campionato di Serie D grazie al nuovo regolamento che disciplina i rinvii in caso di positività dei tesserati al virus Covid-19 e all'accordo stipulato tra la Lega Nazionale Dilettanti e la Federlab per tamponi e test. La Serie D riparte con le gare della settima giornata che avrebbero dovuto disputarsi lo scorso 8 novembre. Tra le novità c'è l'introduzione di 4 turni infrasettimanali, 6 gennaio, 3 e 24 febbraio e 14 aprile. Il girone di andata si concluderà il 21 febbraio, mentre la stagione regolare è stata prolungata fino al 6 giugno. Ma nel girone F comunque ci sono ulteriori rinvii a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso, per casi positivi già accertati nei giorni precedenti e perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana sono superiori a 3 e sono Castelfidardo Vastese e Agnonese Recanatese. I fari dell'alta classifica si accenderanno al nuovo Romagnoli di Campobasso, dove il notaresco va a far visita ai lupi molisani. I rossoblu di Epifani, grazie al recupero con la Priglia e la vittoria nettissima per 5-0 dello scorso 22 novembre, hanno trovato la vetta a quota 14 punti, ma gli uomini di Cudine hanno una gara in meno e da un paio di stagioni questa gara ha anche la carica degli ex a dare ulteriore interesse ad un match che potrebbe lanciare ancora di più il notaresco in alto in classifica. Trasferta anche per il Castelnuovo sul campo del Matese e a proposito di alta classifica, i neroverdi non hanno giocato recuperi e vanno in trasferta con un Marco Croce in più. L'innesto del centrocampista arrivato da Chieti qualche giorno fa è l'ulteriore dimostrazione che l'11 di Guido Di Fabio vuole essere tutto tranne che una matricola che guarda solamente al raggiungimento della salvezza. È stato inseguito da tanto dal Castelnuovo, ma anche da me. Purtroppo avevo una situazione un po' particolare a Chieti, sono fermo da un mese e mezzo, quindi appena arrivata la chiamata del Castelnuovo non ho esitato un secondo e ho cercato di venire qui. Non è stata facile, però sono contentissimo. Sì, c'è anche Massimo Loviso, sono contento di poter giocare con lui, ma ci sono anche altri tanti ragazzi che ho visto che sono molto bravi. Interesse enorme intorno al derby del Mariani Pavone di Pineto, dove arriva il Giulianova, attuale fanalino di coda della graduatoria. Sul fronte giallorosso, dopo la conferma di Federico Del Grosso sulla panchina, ci si aspetta che il mercato cambi profondamente la fisionomia dell'organico per dare una sterzata ad una stagione che rischia di essere di tremenda sofferenza. Molti partiranno, altri arriveranno per dare una mano al tecnico. In casa Pineto invece un addio e un arrivo. Orlando da qualche giorno è ufficialmente un nuovo giocatore del Latina, ma in biancoazzurro è arrivato il centrocampista ex L'Aquila, Minincleri. Finalmente si riprende dopo 40 giorni, quindi siamo tutti un po' ansiosi e vogliosi, ecco, di riattaccare la spina prima possibile. È chiaro, riprendo dopo 40 giorni è un terno lotto per tutti, sia per noi sia per gli avversari. Mi auguro che la squadra sia pronta soprattutto mentalmente e fisicamente. La problematica sarà un po' per tutti ritrovare il ritmo gara, sicuramente non sarà facile, però l'importante è avere un approccio mentale giusto alla gara. Sì, purtroppo con grande dispiacere abbiamo perso un giocatore importante come Luca Orlando, però abbiamo messo in rosso un giocatore altrettanto importante come Simone Minincleri, un giocatore che in passato ha fatto molto bene in diverse piazze importanti, è un giocatore che va inserito, ancora non ha la condizione ottimale e i ritmi giusti. Sono contento di essere tornato in Abruzzo, la mia seconda esperienza, la prima andò bene. Spero di togliermi le stesse soddisfazioni adesso con questa maglia. I primi giorni sono andati benissimo, entro in un gruppo coeso, un ambiente bello, ci vogliamo togliere solo delle soddisfazioni sul campo adesso. Il direttore, quando mi ha cercato, sono stato subito entusiasta di questa opportunità, quindi avevo diverse chiamate, però ho detto subito di sì, anche perché non volevo aspettare tanto, perché domenica si ricomincia a giocare. Quindi penso di essere venuto in uno dei club più ambiti a livello nazionale, perché Pineto è vero un paese piccolo, però la società è una società grande, c'è un grande presidente, quindi adesso sta a noi sul campo toglierci delle soddisfazioni. Sappiamo che è il momento, dobbiamo fare tanti sacrifici, non solo a livello calcistico, ma nella nostra vita quotidiana, quindi invitiamo i tifosi a seguirci numerosi, perché un sostegno anche vedendoci e sappiamo che ci può dare una mano. Detto questo, ora è un momento difficile, speriamo che passi questa pandemia, così potremo tornare ad abbracciare la gente. Inizio delle gare alle 14:30 e un minuto di raccoglimento su tutti i campi per commemorare l'improvvisa scomparsa di Paolo Rossi.